L'inaugurazione delle Olimpiadi francesi del 2024, che se non mi sbaglio è avvenuta ieri, venerdì. Bene, a me le Olimpiadi non sono mai interessate, così non, come non è mai interessato il mondiale di calcio o i mondiali di calcio. Però ho avuto la sventura di assistere a queste inaugurazioni delle Olimpiadi ieri. Non mi sono piaciute per niente. Sono state queste inaugurazioni. È stato un evento veramente kitsch. È stata un'inaugurazione veramente una farsa, all'insegna della farsa. Ma il bello è venuto, se così si può dire, se mi si passi l'eufemismo, voglio essere ironico, quando hanno chiuso in bellezza, mettendo sulla torta la ciliegina, perché non mancava altro che mettere su quell'abominio che è stata l'inaugurazione delle Olimpiadi. Mi meraviglio per i francesi, che di solito hanno buon gusto. Hanno fatto l'ultima cena, non so se in YouTube si può dire, ma penso di sì, transgender, transessuale, non so, LGBT. E poi addirittura è comparso un grande puffo gigante blu. Ditemi un po' voi, io avevo un altro ricordo dei puffi nella mia infanzia. Mi hanno rovinato i ricordi della mia infanzia perché io i puffi li guardavo col grande puffo e poi con Gargamella, no? Che erano un po' la replica, dei sette nani di Biancaneve, i puffi, con il grande puffo e c'era anche la puffina. E io c'avevo un altro ricordo dei puffi, mi hanno rovinato i ricordi della mia infanzia mettendoci nel tavolo dell'ultima cena trans, che non so che cosa possa c'entrare con le Olimpiadi, però la chiusura è stata quella. Ci hanno pure messo il grande puffo, un grassone pitturato di blu, con la barba bianca, non so se anche con il cappello frigio rosso. Veramente io sono stupefatto a cosa si sono ridotti pur di fare audience. A cosa si sono ridotti pur di fare audience? Io intanto sto facendo pratica di come utilizzare il selfie stick. A cosa si sono ridotti? Per intanto vi voglio dire che lascio di fare le live per un po' di tempo perché io ho fatto l'ultima live di 1 ora e 20 minuti circa parlando del blackout informatico, se ne sono salvati 7 di minuti. Allora non so se ho problemi di connessione. Se voi mi vorreste supportare, allora vi pregherei, se questo video, non so se esce in Premiere, se esce in Premiere comprate super chat e stickers, ma comunque quando sarà come video comprate super grazie qua sotto e cercate di abbonarvi al canale. Poi non vi scordate di iscrivervi e di commentare il video e di condividerlo per aiutarmi a crescere ulteriormente. Cambio di mano. Nelle Olimpiadi si direbbe che nella staffetta cambio di testimone. E vi dicevo, ma non so che gusto estetico ha animato gli organizzatori dell'evento. Vediamo un po', perché sto sperimentando con questo palo selfie. Via.
vediamo un po'. Scusate che non ho disattivato la camera. Ecco, così mi filmo più da lontano. Questa è la distanza giusta, però pesa di più il cellulare. Non so quale criterio estetico possa aver animato a fare una rappresentazione di questa di quel genere, una parodia dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci in chiave sessuale e mettendoci un grande puffo nel mezzo blu. Che c'entra con le Olimpiadi l'Ultima Cena e il grande puffo sul tavolo dell'Ultima Cena? Veramente hanno un po' esagerato, volevano chiamare l'attenzione e ci sono riusciti. Poi peraltro in questi già da più di un mese, due, mi si accende il computer nelle BIOS. Io qualche giorno fa sono riuscito a fare un pendrive di ausilio per riniziare il computer, e no, devo portarlo dal tecnico, perché allora non potrò caricare questo video, come faccio sempre da quando ho questo nuovo computer, in 4K. Lo dovrò caricare in full HD, perché lo caricherò direttamente dal cellulare. Allora, sono rimasto stupito, ma voi ditemi la vostra, che ne pensate delle inaugurazioni delle Olimpiadi? Scrivetelo qua sotto nei commenti o nella chat, se questo video parte in chat. E che ne pensate in generale delle Olimpiadi? Io non le ho mai seguite, perché considero che le Olimpiadi sono un evento commerciale, come lo sono i mondiali di calcio, che non mi sono mai interessati neanche ai mondiali di calcio, per carità. E per fortuna che queste Olimpiadi non si sono fatte a Roma. A Roma abbiamo tanti problemi da risolvere, che ci manca dover pure risolvere i problemi delle Olimpiadi. Avete visto cosa hanno fatto al sistema di trasporto francese? Forse degli attentatori. Hanno manomesso i cavi dell'alta tensione, non si può viaggiare forse fino alla settimana prossima, delle complicazioni pazzesche, logistiche, per il trasporto dei turisti, degli stessi sportivi, insomma, una catastrofe. Ma vorrei capire da voi cosa ne pensate riguardo tutti i problemi che stanno avendo con le Olimpiadi. Conviene fare questi eventi multitudinari al giorno d'oggi, con pubblico presenziale, con tutti i problemi che abbiamo di attentati, di pazzi che vogliono compiere i loro folli e insani gesti? Ormai veramente si va a giocare per lo spirito di partecipare? O per che cosa? Ditemelo voi, io non so che pensare. Però veramente, queste Olimpiadi le state seguendo? Io no. Io ho così, cambiando canale, ho visto che c'era l'inaugurazione con il grande puffo sdraiato in un piatto di portata in mezzo alla tavola. Ho cambiato subito canale. Ma mi è rimasta questa allucinazione in mente. Mi hanno rovinato i ricordi della mia migliore infanzia, quando guardavo i puffi, quando guardavo i puffi con Gargamella, la puffina, il grande puffo. Adesso mi rimane questo in mente. Mannaggia! Ma io dico, ma come possono fare queste cose? E allora voi ditemi, vi ricordate i puffi com'erano? Che hanno a che vedere con quel puffo nel tavolo dell'Ultima Cena delle Olimpiadi, quella carmesse? È venuta una pagliacciata tremenda, ma neanche nel peggiore dei circhi, con rispetto parlando,
fanno cose del genere, veramente. Allora vi lascio con questa riflessione serale, perché questa mattina non sono riuscito a registrare nulla, altrimenti il video mi viene troppo pesante per trasmetterlo dal cellulare. Io adesso lo carico dal cellulare e poi lo rendo disponibile, ma mi raccomando, commentate qui sotto che ne pensate dell'apertura di queste Olimpiadi, se è stata una cosa brillante, se vi ha interessato, cosa ne pensate? Ditemelo, fatemelo sapere al vostro Sant'Enchan. Ciao, adesso vi devo lasciare. Grazie di cuore di seguirmi. Ciao.